Sì, ragazzi, non era un miraggio, era lui. Senatore Binetto. Io sono un rottamato, che ho sistemato, ho sistemato. No, senatore, a me mi avete già sistemato, io sono nel paese vostro. Voi avete sistemato mio padre al comune e mio zio alla regione. E a te dove ti ho messo a fare un cazzo? Io alla provincia. Ah, oh, sudore, sudore. Ma mo avete sentito, senatore. Mi mettono in mobilità. Ma che mobilità? Quelli vogliono licenziare. Sa che farò che si stronzi al ministero? Guardi, l'unica sede disponibile è in Val d'Ultimo, Alto Adige. Vabbè, ma firmo le dimissioni, ho capito. Ha fatto la scelta più saggia. Rio Nero del Vulture? È la più vicina. E naturalmente poi noi la seguiremo in un percorso di reinserimento. Dei ricatti veri e propri. E la gente che ci cascava. E ci cascavo anch'io se non incontravo lui. E quindi firmo le dimissioni. Non bestemmiare! Il posto fisso è sacro! Aveva ragione il senatore. Io non dovevo essere penetrato come tutti gli altri. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Mi dica. Deve conferire con la dottoressa. No, ho visto che era femmina, ha detto la segretaria. E invece sono la dirigente. E tu il segretario? Cazzo, siamo arrivati. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Allora, signor Zallone, lei ha maturato un trattamento di fine servizio pari a 27.482 euro. Fatti il conto a casa. Bene. Io sono riuscito a tenere per lei, se mi firma la cessazione volontaria del rapporto, ovvio, una buonuscita di 35.000 euro. Non ci credo, dottoressa. È una cifra spropositata. Se fosse vero, firmerei proprio ad occhi chiusi. Andiamo. Ecco qua. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Secondo te devo lasciare il posto fisso per 7.000 euro di merda di più sopra il TFR? Ma è del mestiere questo, no? Senta, quale compito indispensabile ha svolto in questo strategico ufficio provinciale per 15... No, non si arrabbia. No, chi si arrabbia? Questo era il compito. Mettevi i timbri alle licenze caccia e pesca per 10 anni. Poi ho cambiato. Poi nei periodi intensi, addirittura una volta sotto Pasqua, dovevo usare il braccio ausiliario. Ho capito. Simpatica. Lei questi timbri non li metterà più, lo sa? No. Sa dove la mando? No, non me lo dire. Amo le sorprese. Mamma, non stare in pensiero per me! È bellissimo qui! Mi hanno mandato in Val di Susa! A far che cosa? Buongiorno, devo notificare il decreto di esproprio di questa casa. Noi non vogliamo l'alta velocità qui, né? Dobbiamo espropriare la vostra casa. Piano piano, fino alle 7, Provincia di Nuoro, in Sardegna. Aio, Fanelli! Sto da Dio qui, Fanelli! Praticamente i colleghi mi hanno organizzato questo trattamento che se c'è da fare una cosa, ma pure una fotocopia, dicono no, te non sei capace, la deve fare il tuo collega. Come si chiama? Il mobbing. Il mobbing. Fanelli, come mi rilassa. Ah, dalla Val di Susa alla Medusa. E tu vai a fare il culo, scusa. Non firmare. Per me, eh sì. Benvenuto in Italia. No, ragazzi, i laureati dopo.